Premio Poseidone 2022 a Tommaso Maurizio Vitale. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io sono un artista pugliese, come voi barese pugliese, però sono contento e fiero di essere invitato qui, di che mi apprezzate la mia arte, ma soprattutto una città come Lesce che è piena di arte e di cultura. Io penso che sia l'unica città pugliese che si dedica molto su questi settori. Grazie di tutto e buonasera a tutti. Grazie. Dal Teatro Politeama Greco di Lecce siamo in compagnia dell'artista Vitale Tommaso Maurizio. In arte mi dicevi? Il mio nome d'arte è Tommy64 e vengo da Bari. E ho una nuova corrente artistica remake, cioè rivalorizzo gli oggetti, ispirando ovviamente la mia vita oppure ciò che accade nel mondo, tipo Covid, guerre, e quando trovo un oggetto abbandonato, buttato per terra, lo prendo e cerco di rivalorizzare questo oggetto. Quindi dai una nuova vita a quelli che sono oggetti che potevano essere buttati. Esatto. E quindi se dovessi esprimere la tua arte, la tua forma d'arte, in due parole come la descriveresti? Allora, per esempio, l'opera che io ho esposto ed è una macchina da scrivere ed è un ricordo di mio nonno, che mio nonno regalò ai nipoti la macchina da scrivere. Solo che all'epoca si poteva usare la macchina da scrivere, adesso che non si usa più per le nuove tecnologie, invece di tenerle abbandonato e buttato, ho rivalorizzato l'oggetto ricordando mio nonno, che è un regalo che mi aveva fatto. Emozioni e ricordi. Esatto. Passo la parola al dottor Miulli perché voleva farle un'ulteriore domanda. Sì, quindi allora questa diventa anche una passione di ricordi o di ricordi proiettati al futuro? Oltre ai ricordi proiettati al futuro, ma io dimostro anche tramite gli oggetti ciò che succede nel mondo, tipo il Covid. Ho fatto anche un'opera di tutti gli omini, per persone che sono veramente realizzate e che con la mascherina che sono distanti da una persona all'altra. Questo per dimostrare la situazione, per raccontare nella storia che abbiamo avuto il Covid, come famoso dalla esperienza diretta, quindi ecco, come per esempio a Louvre troviamo la battaglia di Waterloo, che grazie a questa opera sappiamo che è uscita fuori questa battaglia di Waterloo. Io racconto il Covid, guerre, tutto ciò che... Perfetto, complimenti, ci vediamo dopo la premiazione allora. Grazie per essere qui.